Ottava edizione di Fosforo, quest'anno ci sono delle novità, quali sono le principali? Beh, diciamo che nel manifesto si vede subito una forte novità un po' aggressiva quest'anno. Ci dedichiamo alla paleontologia, alla storia naturale, avremo ospiti che ci parlano di queste cose, ma non dimentichiamo ovviamente le scienze di base come la fisica, la matematica e la chimica. Le iniziative più importanti da segnalare per questa edizione? Un importante tema, quello dei vaccini, è raccontato da Roberta Villa, che quindi racconta la vaccinazione creando ponti e non distruggendo la comunicazione. Quindi ci è parso la persona giusta, Fosforo, per poter raccontare la situazione della scienza dei vaccini. Poi abbiamo un'attività sullo spazio legata a Adrian Fartade, noto youtuber, ormai ha avuto oltre 100.000 iscrizioni su YouTube, il libro su Amazon che è il numero uno, quindi ci verrà a raccontare quali sono le novità dell'universo.